Due malattie del sonno. Con noi abbiamo il dottor Saverio Luzzi, specialista in neurologia. Quindi decodifichiamo queste due patologie riguardanti il sonno. Beh, parliamo oggi di due cose abbastanza curiose, della encefalite letargica per prima e poi... Che è la prima. E della RBD, REM Behavioral Disorders. Accendiamo brevemente. La prima è un fattore quasi storico, però è interessante perché durante la pandemia del secolo scorso, quella dell'influenza... Quella spagnola? La spagnola. Uh-huh. Non sappiamo se è dovuta alla spagnola... Tanto per rimanere in tema. Alla spagnola, un virus mutante della spagnola stessa. Sì. Però ci fu una specie di epidemia di pazienti che si addormentavano di continuo. Una letargia. Non si svegliavano nemmeno per mangiare. Gli infermieri dovevano svegliarli perché sennò loro dormivano e basta, non si svegliavano nemmeno per mangiare. Sì. Questa è una interessante storia perché da questa storia cominciarono a capirsi i problemi del sonno, cioè da dove e come si originava il sonno. E si capì che il sonno si originava nella parte bassa dell'encefalo, nel tronco dell'encefalo, e da lì sono partite, tra l'altro, interessantissime le ricerche fatte in Toscana, perché poi parliamo sempre degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, certo. Ma fatte in Toscana dal professor Moruzzi a Pisa, che appunto arrivò a capire quali sono i centri che attivano il sonno e quali sono quelli che lo inibiscono. Certo. E quali sono i centri che provocano il sonno REM, cioè il sonno... Sì, perché ci sono diverse fasi del sonno. Ci sono diverse sonno, fasi no? del sonno, di cui una molto importante è quella del REM behavior, del REM, cioè il momento in cui uno praticamente come sogna, è come se fosse sveglio, però dorme naturalmente. Certo. Ecco, questa è stata la prima di queste malattie, è veramente interessante come storia, anche perché poi si vide che dava, dopo un po' di anni, veniva fuori un Parkinson. Questi soggetti appunto diventavano parkinsoniani. Chi soffriva appunto di questa letargia? Sì, perché venivano colpiti non solo i centri bassi dell'encefalo, sono quelli coinvolti sì nel sonno, ma sono coinvolti anche nell'origine del Parkinson. Questi soggetti diventavano parkinsoniani. E questo è stato l'oggetto di un film famoso, Risvegli, fatto da un Oliver Sacks, che era un famosissimo neurologo, che racconta in questo libro, eccolo là, racconta in questo libro, che ha scritto prima e poi nel film che ne è stato tratto, racconta appunto come questi soggetti, allorché gli veniva data la dopamina, all'inizio, fu proprio l'inizio, il tentativo, la L-dopa praticamente, poi che è quella che è venuta fuori, ecco, questi soggetti si risvegliavano. Fu la prima vera prova incredibile dell'effetto della L-dopa in questi oggetti, che poi è adoperata ampiamente anche nei Parkinson. Certo, diventò una cura. Una cura, però lì raccontato proprio come cominciò. Certo. Quindi questo è il primo di queste interessanti storie, quindi un'epidemia dell'inizio del secolo che poi portò a provocare appunto una letargia, quindi una malattia del sonno, un Parkinson, è uno studio approfonditissimo di tutto quello che c'era alla base. L'altra? L'RBD, no? Ecco, l'RBD, REM Sleep Behavioral Disorders. Cosa vuol dire? Sonno REM, ve l'ho detto prima, una delle fasi del sonno, quella in cui si sogna. Behavioral disorder, disordine del comportamento. Questi sono soggetti che sono anche abbastanza frequenti fra gli anziani, addirittura pare che il 6-7% degli anziani lo presentino. È una molto sottostimata questa patologia, perché non viene descritta in genere, perché non viene riportata, però sono soggetti che la notte agiscono il sogno, cioè mentre sognano, magari sognano che qualcuno li sta aggredendo e allora reagiscono, tirano cazzotti. Sì, cioè, ci sono persone che si muovono e danno anche, picchiano, è vero, esatto, l'ho sentito. Questi appunto picchiano la moglie, picchiano, chiacchierano al compagno di letto, oppure scappano e cascano dal letto e si rompono una gamba, oppure sono addirittura in grado... Sono violenti contro gli altri e contro se stessi inconsciamente. Io ricordo un mio paziente che addirittura aveva dato un cazzotto contro un muro fratturandosi la mano. Cioè, per rendersi conto, cioè, agiscono il loro sogno. La cosa importante è che anche in questo caso c'è anche una correlazione con il morbo di Parkinson, perché sono soggetti che poi dopo, nel tempo, sviluppano appunto questa malattia. Sviluppano questa malattia nel giro di 5, 6, 7 anni. Quindi praticamente questa malattia dovrebbe essere riportata al medico di famiglia, al neurologo soprattutto, se ne occupa, perché poi è un avviso, una bandiera rossa che si svilupperà appunto questo tipo. Diciamo che i disturbi del sonno, anche insomma, in questo periodo, la pandemia della spagnola è in questa, insomma, molte persone hanno problemi anche... Sì, e quelli sono le insonnie e tante altre cose. Però se insomma ci fossero... disturbi particolari come disturbi questi... Disturbi particolari come lei ci ha appunto detto, cioè è bene andare dal neurologo. Assolutamente bene, sì, perché appunto bisogna
cominciare a capire che potrà venire fuori una qualche patologia, bisognerà cominciare a capire che patologia potrà venire fuori. Tra l'altro si è anche capito perché c'è questo, questa correlazione, perché sono situazioni in cui c'è accumulo di alfa-sinucleina, una sostanza che va a formare i cosiddetti corpi di Levi, cioè, e quindi praticamente rende tossico i meccanismi all'interno del neurone. E sì, quindi sì. In realtà è un meccanismo. Cioè il Parkinson è una malattia che presenta poi delle problematiche importanti. Molto importanti. Cioè me le vuol dire qualcuna? Beh, la problematica in Parkinson chiaramente rigidità, ecco. Tremore e bradicinesia. Cioè il Papa. Papa Wojtyla quando venne ad Arezzo. Voglio dire, no, lo diciamo per far capire insomma perché, quali sono. Me lo ricordo per un aneddoto, perché io mi invitarono i frati della Verna a. Quando ci fu il Papa alla Verna, io mi ricordo che ero seduto in una posizione buona, lo vidi arrivare e da come camminava si capiva già che aveva il Parkinson. Dissi, mamma mia. Sì, questo è un aneddoto che mi aveva raccontato privatamente. Sì, no, sì, privatamente sì. Me l'aveva detto. Me lo ricordo benissimo, infatti rimasi perché nessuno, questo sono 5, 6 anni, 10 anni prima forse venisse detto, ma già si vedeva che aveva questo. Cioè, agli occhi dei più esperti, è chiaro. Cioè, probabilmente lo sapeva anche lui, ma agli occhi dei più esperti esatto. Poi già veniva. Era immediatamente evidente. Però dicevo, questi disturbi del sonno che abbiamo raccontato sono un prodromo, un avvertimento che può darsi. Un campanello d'allarme, dottore. Un campanello d'allarme che potrebbe venire fuori questo tipo di malattia. Quindi l'importante è poi rivolgersi allo specialista, perché presumo sì, ci siano anche. Se non prende il sotto gamba perché hanno il loro significato. Ci siano poi anche delle cure esatto. Da poter fare per esatto, rallentare. Chiaramente per decidere cosa fare. Allora io ringrazio, ve lo ripresento, il dottor Saverio Luzzi, specialista in neurologia, per averci appunto parlato di queste due malattie del sonno.